8 settimane per portare a termine l'intervento e ripristinare il collegamento stradale nel territorio dei Picentini. Taglio del nastro per la statale 428 tra Monte Corvino e Olevano sul Tusciano, chiusa al traffico da febbraio dopo il crollo di parte del ponte a causa dell'ondata di maltempo che ha flagellato il Salernitano. La provincia ha realizzato queste opere in tempi record, ritenendola questa una priorità. Realizzare il tutto in un paio di mesi, come vedete, è un'opera che dal punto di vista ingegneristico non è nemmeno semplice. Devo dire che c'è stata una grande sinergia tra le istituzioni, i due comuni, la provincia di Salerno, la regione Campania. È stata veramente una grande filiera istituzionale che ha funzionato in maniera precisa, in maniera compatta, e oggi ridiamo dignità ai commercianti, a coloro che per lavoro utilizzano questa strada, a tutti i cittadini di Olevano e Monte Corvino Rapelle e non solo. Ma oltre alla viabilità restano le sfide da affrontare per rilanciare l'economia di questa parte della provincia di Salerno e per contrastare il dissesto idrogeologico. A guardarci intorno rispetto a qualche mese fa abbiamo avuto diversi di questi problemi molto seri. Le problematiche ci mettono a riflettere di come abbiamo gestito in questi anni il territorio. C'è l'agricoltura, c'è tutto quello che noi immaginiamo per fare lavoro e per risanare l'ambiente, sono tutte cose sulle quali stiamo lavorando collateralmente, però bisogna partire da queste cose che poi sono le cose che impattano sulla vita dei cittadini quotidianamente.